Col Supremo è possibile gestire una rubrica contatti online illimitata. Per accedere alla funzionalità, basta semplicemente registrarsi alla Supremo Console ed inserire poi le credenziali dell'account creato nella tab Rubrica di Supremo. La rubrica è sempre disponibile sia nel software sia nella console online al link Management. Si tratta di una rubrica sincronizzata. Qualsiasi modifica effettuata nel software viene automaticamente riportata sulla console e viceversa. È quindi possibile accedere ai propri contatti ovunque ed in qualsiasi momento, in totale mobilità e sicurezza. Per aggiungere un nuovo contatto da software, basta cliccare su Aggiungi nuovo computer. Il nome, l'ID di Supremo e il gruppo sono le informazioni obbligatorie per il salvataggio. È possibile associare il contatto ad uno dei gruppi già esistenti oppure creare un nuovo gruppo semplicemente digitando nel nome. È possibile anche inserire la password di accesso a questo computer e in tal caso sarà possibile avviare una connessione remota direttamente cliccando sul nome in rubrica. È consigliabile qui inserire una password secondaria personale in modo tale che le credenziali siano sempre valide anche in caso di riavvio del PC remoto o di Supremo. Dopo il salvataggio è possibile verificare se il contatto è online o offline attraverso l'apposito indicatore visivo. È inoltre possibile avviare una connessione remota cliccando sul nome e sul tasto Connetti o accedere alle proprietà del contatto per visualizzare le informazioni precedentemente salvate ed eventualmente modificarle. I gruppi di contatti inoltre possono essere condivisi con i propri collaboratori cliccando sul tasto Condividi ed inserendo l'email dell'utente che deve ricevere la condivisione. In fase di condivisione è possibile anche definire dei permessi in lettura e scrittura o in sola lettura, a seconda che si voglia rendere autonomo il collaboratore nel fare modifiche ai contatti condivisi o meno. Infine, il contatto può essere aggiunto in rubrica anche dalla cronologia delle connessioni effettuate, presente nella schermata principale del software. Dopo aver selezionato un ID dalla cronologia, basta cliccare sulla più per aprire la finestra di inserimento di un nuovo contatto.